Io sono la professoressa Cerone, docente di filosofia in questo istituto e in questo momento sostituisco la nostra dirigente, la professoressa Stella Pioccola, che oggi non sta bene, quindi non è potuta intervenire, si scusa con il professore e le porge il benvenuto. Grazie a tutti voi per la presenza, credo che avrete la possibilità veramente col professore di seguire un intervento di alto valore formativo, di spessore filosofico elevato. Quindi non aggiungo altro, buon ascolto e cedo la parola alla professoressa Parisi, la presidente della Società Filosofica Feronia di Latina. Grazie a tutti di essere qui presenti. E due parole su Feronia, si chiama Società Filosofica Feronia ed è la sezione di Latina della Società Filosofica Italiana e persegue gli stessi obiettivi della Società Filosofica Italiana, cioè la divulgazione della ricerca filosofica e scientifica, diretta sul territorio a tutti, ma in particolar modo a voi ragazzi, per cercare di favorire la vostra formazione filosofica di cui c'è tanto bisogno. E abbiamo operato da circa da 2 anni, più di 2 anni, su questo territorio e abbiamo realizzato parecchi eventi. E nel 2013, gli eventi del 2013 sono parte della rivista che poi chi vorrà acquistare è qui fuori. E abbiamo raccolto sotto forma di articolo tutti gli interventi dei docenti che hanno collaborato, hanno relazionato nelle conferenze che abbiamo realizzato. Questa è la terza delle quattro conferenze in programma per il 2014 e come avete visto il tema di questa conferenza, della conferenza del professor Mario Dorato, è Tempo dell'esperienza, tempo della fisica. Quindi il tema è il tempo e lui ripercorrerà l'analisi relativa proprio alla duplice rappresentazione del tempo e come se avete visto la locandina, cercherà di rispondere alle domande, alle sue domande naturalmente, quali sono le caratteristiche essenziali del tempo della coscienza umana e che rapporto c'è con il tempo della fisica? Voi sapete che il problema di dare una forma ontologica al tempo è presente nella storia della filosofia da sempre, e solamente che questa analisi è stata condotta solamente dal punto di vista concettuale, cioè a priori. E noi sappiamo che un secolo fa è successo qualcosa di diverso con l'avvento della relatività, della teoria della relatività di Einstein. Però per iniziare a contestualizzare il problema e a cercare di comprendere come prima della relatività la rappresentazione del tempo aveva una configurazione ordinaria, e sono andata a ripescare le parole di Sant'Agostino, ricordate Sant'Agostino nelle sue Confessioni, analizza proprio questo aspetto della realtà. E vi leggo le parole di Sant'Agostino, così cominciamo a introdurci nel tema che questa sera sarà analizzato e relazionato al professore. Allora, egli dice: cos'è il tempo? Chi saprebbe spiegarlo in forma piena e breve? Chi saprebbe formarsene anche solo il concetto nella mente, per poi esprimerlo a parole? Eppure, quale parola più familiare e nota del tempo ritorna nelle nostre conversazioni? Quindi Sant'Agostino stesso cerca di operare con lo strumento della logica, uno scandaglio di questo concetto, per cercare di comprendere il concetto stesso, che sfugge a qualsiasi categorizzazione e misurazione. Infatti egli dice: parliamo di tempi lunghi e tempi brevi, riferendoci soltanto al passato e al futuro. Ma come può essere lungo o breve ciò che non è? Il passato non è più, il futuro non è ancora. Vedete quanto è difficile poter riuscire a rappresentare, anche in maniera approssimativa, un qualcosa che non è né misurabile né categorizzabile.
E quindi alla fine lui tenta una soluzione e trova il luogo della coscienza umana, il luogo della rappresentazione del tempo. E perché? Perché solo nella coscienza umana il tempo è sempre presente, sia come passato che come presente che come futuro. E dice queste parole: un fatto è ora limpido e chiaro, né futuro né passato esistono. È inesatto dire che i tempi sono tre, passato, presente e futuro. Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono tre, presente del passato, presente del presente, presente del futuro. Queste tre specie di tempi esistono in qualche modo nell'animo e non vedo altrove. Il presente del passato è la memoria, il presente del presente la visione, il presente del futuro l'attesa. Questa tesi metafisica del presentismo poi verrà messa in discussione, come sappiamo, dalla relatività di Einstein, che proprio attacca la possibilità stessa di parlare in modo univoco di presente. Però mi fermo qui perché non è più... Però una presentazione del professor Dorato viene fatta dal professor Morafino, così lo conosciamo meglio, sempre della Società Filosofica però. Scusate se non mi alzo, io ho il dovere e anche il piacere di presentare il professor Mauro Durando. E che cosa dire? In primo luogo, l'insonnia nella sua ragione scientifica, perché è veramente un'insonnia, ha occupato per molto tempo la sua riflessione intorno ad alcune questioni fondamentali. Le costanti di questa riflessione partono già abbastanza presto, diciamo oltre che nel corso di laurea di filosofia e matematica, nel dottorato americano, e nella sua professione di docente di filosofia della scienza. È dal 1998 in poi che alcuni temi sono ricorrenti in tutte le sue produzioni. Certo, la questione del tempo è, diciamo, per lui centrale, uno dei grandi architravi della costruzione filosofica dell'antichità, primo per eccellenza, diciamo, Aristotele, poi tutti gli altri che seguono all'esperienza aristotelica, Platone anche, Aristotele specialmente, ma poi il resto, quella medievale cristiana, e quella della modernità, della fisica classica. Però, diciamo, la sua riflessione si appunta su una questione fondamentale: quello che è avvenuto alla categoria del tempo con la scienza contemporanea e nella filosofia contemporanea, a cavallo di una riflessione tra matematica, fisica e filosofia, che è stata presente sempre nei suoi scritti. Primo, che cos'è il tempo, ultima produzione di Bravia, di Feroce Editore. Poi, futuro aperto e libertà, ancora Time and Reality, Space Time, Physics and Objectivity of Temporal Beconic, cioè tempi, anche la riflessione sulla realtà e il tempo che sono ricorrenti. La frantumazione del concetto di tempo che avviene con la contemporaneità. In realtà sia il relativismo che la meccanica quantistica offrono profonde riflessioni, ma non solo, ma un metodo a cui tutti sono obbligati a, diciamo, riflettere. Ma la questione del tempo emerge in modo esclusivo in tutti i saperi del Novecento. Facciamo un esempio: la storia, che si occupa del tempo, la storiografia delle Annali si occupava del tempo, la Longue Durée, e poi le correnti esistenziali, fenomenologiche, spiritualistiche della filosofia del Novecento. Un altro tema ricorrente è la questione delle leggi di natura e il confronto con l'empirismo. E poi, qui insomma a me tema più caro, non perché non siano importanti i precedenti, l'apertura
della questione morale che si apre intorno alla riflessione del tempo. E non mi riferisco alla vecchia antica questione stoica di come passare il tempo della vita, ma a cosa avviene nelle decisioni morali quando si scopre che la simultaneità è praticamente semplicemente un punto di vista, anzi una percezione umana. E quindi la simultaneità che va in crisi con la teoria della relatività pone grandissimi problemi anche della morale verso il futuro e verso il passato. Io non ho altro da dire, sembra che abbiamo già messo parecchia carne a cuocere, diciamo. Lascio immediatamente la parola al professor Dorato, poi naturalmente possiamo intervenire se penso che abbiamo abbastanza tempo per fare anche un piccolo confronto di ampliamento, di approfondimento di tutte le tematiche in questione. Grazie. Mi sentite? No. Anche laggiù? Mi volevo ringraziare tanto il professor rappresentanti della, forse devo alzare un po' il volume o magari avvicinare il microfono, tutte e due le cose insieme, vediamo se riesco, le scarse attività, no, è ammazzo, allora devo scrivere su questo, forse ho gelato, ma d'accordo, però magari se applicato questo altrimenti c'è interferenza. Dicevo che è così, ma è meglio. Mi fa veramente piacere essere qui e ringrazio il professor Cifra, la Società Filosofica Italiana e il professore che ha fatto questa introduzione molto lusinghiera. Voglio intanto farvi notare una cosa, che ogni volta che mi si chiede che cosa fai nella vita, sempre penso io della scienza. E 90% delle volte mi si domanda che c'entra la filosofia con la scienza. E un'altra cosa che vi dovrebbe risultare abbastanza buffa è che io sono in un dipartimento che si chiama Filosofia, Comunicazione e Spettacolo. Quindi l'altra domanda che adesso vi fanno quando dico che dipartimento insegni Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, la domanda forse ancora più pertinente è quella di prima, una risposta, ma questa è una risposta, non ce l'ha che c'entra la filosofia con lo spettacolo. E se volete poi quando mi fate domande vi spiego perché sono comunicazione e spettacolo. E volevo intanto però partire per rispondere a questa domanda che effettivamente è forse senza risposta, ma qualche risposta proveremo a darla, iniziare da un poeta, uno dei più grandi poeti del XX secolo, però messa in spagnolo perché tanto lo capiamo tutti, ma la musica di questa lingua continua ad affascinarmi. Qui c'è l'idea che il tempo, perché ci interessa il tempo? Intanto voglio ringraziare tutti voi, ragazzi e ragazze, per essere qui una giornata così bella. Spero che non sarete delusi da quello che sto per dirvi. Il mio scopo finale è quello di far nascere in voi curiosità e magari meraviglia e forse interesse per approfondire queste tematiche. La curiosità è una cosa che caratterizza tutti noi mammiferi. Siamo mammiferi anche noi. Vedete, dice Borges, il tempo è la sostanza di cui siamo fatti, anzi, di cui sono fatto, ma si riferisce a tutti noi. L'idea è che la nostra identità e il tempo sono più o meno la stessa cosa, cioè non abbiamo un'identità che non sia temporale. Pensate al fatto che quando vogliamo spiegare chi siamo a qualcuno, in genere raccontiamo la nostra storia, la nostra biografia. E la nostra biografia ha un carattere temporale. E qui ci sono delle immagini metaforiche che spesso associano al tempo e che mettono in luce la nostra passività rispetto al tempo. Il tempo è un fiume che mi trascina. Vedete che rispetto al tempo noi siamo passivi. Pensate all'immagine del fiume, che è un'immagine che già conoscete, da Eraclito, non mi posso mai immergere, no? Le acque del fiume per due volte, le acque sono sempre diverse, ma questo fiume ci trascina. Ma vedete, poi aggiunge però, quasi per consolarci, ma io sono il fiume. E poi le immagini si fanno un po' più crudeli, e usiamo il tempo, dice, la tigre che mi divora, e di nuovo però sono la tigre, e infine è un fuoco che mi consuma, ma io sono il fuoco, e pensate di nuovo all'immagine del fuoco, di nuovo Eraclito,
Il fuoco è qualcosa che vive morendo, che bruciando, diciamo, si alimenta. Però vedete che qui ci sono tre metafore: il fiume che ci trascina, la tigre che ci divora, il fuoco che mi consuma, ma noi siamo queste tre cose. Quindi noi siamo il fiume, noi siamo la tigre, noi siamo il fuoco. Punto. La nostra identità è essenzialmente temporale. E andando avanti, volevo provare a rispondere, almeno in maniera parziale, alla domanda che cos'è il tempo. E riassumendo proprio in due parole, quello che voglio dire, la metterei così. Pensate al presente, in questo momento noi stiamo vivendo qualcosa tutti insieme. Il presente, come vedremo, ha un'importanza pratica straordinaria, ma dal punto di vista fisico non esiste. Il presente in fisico non c'è, però il nostro tempo soggettivo, il tempo storico, il tempo della narrazione si colloca sempre e inevitabilmente nel presente. Tra l'altro il presente ha anche una dimensione etica, a partire dal buddismo in poi, e vedremo in parte anche questo. E quindi che cos'è il tempo? Dobbiamo, come dire, creare una specie di moltiplicazione degli enti, questa volta con necessità. C'è un tempo fisico oggettivo e c'è un tempo mentale, personale, dell'esperienza. E come vedremo, queste due immagini del tempo, quello fisico da una parte e quello dell'esperienza, della mente dall'altro, sono in conflitto. E quindi ci sono due tempi, e l'uno in qualche modo contraddice l'altro, perché vi ho detto che noi viviamo nel presente, come state dicendo appropriatamente, e Letizia prima, e il presente è per noi fondamentale, esiste solo quello che esiste ora. Ma nella fisica il presente non c'è. E allora che facciamo? Ci duriamo su quello che esiste, perché pensiamo che esista solo il presente, ma nel mondo oggettivo della fisica il presente non c'è. Oppure si illude la fisica a descrivere il mondo in modo tale che il presente non abbia in questo mondo alcun ruolo. Ma se c'è una contraddizione, i filosofi sono un po' chiamati a ricostruire un'immagine del mondo unitario. Vi faccio un esempio: la Terra in un secondo viaggia a 30 km. Ve ne accorgete? No. E per secoli gli esseri umani sono stati convinti che la Terra fosse immobile. E ci è voluto prima Copernico, poi Galilei, ma direi molto più Galilei, a convincerci del fatto che ci possiamo muovere senza rendercene conto. Dice Galilei: mettetevi, rinserratevi nella stiva di un gran naviglio, su sto splendido italiano di Galilei, che è anche un prosatore straordinario, e se la nave non accelera, né decelera, non va né a destra né a sinistra, chiudete gli oblò, vi accorgete di essere in movimento? No. E quindi tra uno stato di moto rettilineo uniforme, nella stessa direzione, nella stessa velocità, nello stato di quiete, non c'è differenza. Quindi noi ci muoviamo senza accorgercene, ma c'è un conflitto tra quello che pensiamo, siamo fermi, e quello che ci dice la fisica: la Terra si muove. Ecco, questo è un caso particolarmente chiaro dal mio punto di vista, che testimonia come la fisica sfera delle illusioni. Quindi a me la fisica piace essenzialmente, perché in un certo modo mi dice come stanno le cose, superando quelle che potrebbero essere delle immagini fallaci che abbiamo sul mondo. Quindi svela quel velo di maglia che almeno in parte ci separa dalla realtà. E allora appunto si tratta di prendere queste due immagini, in cui per esempio c'è il tempo, non c'è il tempo fisico, il tempo mentale, in cui invece, scusate, il presente non c'è, il tempo della mente, in cui il presente c'è. Come facciamo a riconciliarli in un quadro unitario? E qui vi faccio un po' il riassunto. Mi dispiace, usciate. Vabbè, magari rientro. Dunque, è una battuta, se volete uscire fatelo. Intanto vediamo un po' come riusciamo a parlare del tempo, perché una delle modalità con la quale i filosofi hanno provato a chiarire che cos'è X, dove X è qualunque ente di cui vogliamo appunto discutere, per capire la natura o l'essenza di X, vediamo come ne parliamo. È una specie di prima approssimazione alla risoluzione del problema. Poi nella seconda parte presenteremo il tempo mentale, quindi il presentismo, e questo senso di flusso e di passaggio del tempo.
Nella terza parte della chiacchierata vedremo appunto le caratteristiche del tempo fisico e perché c'è conflitto tra il tempo della mente e il tempo fisico. E poi farò una proposta di riconciliazione tra queste due immagini del tempo, da una parte quello della mente e dall'altra quello del mondo fisico. Vediamo come parliamo del tempo. Oh, tra l'altro, se fate domande, se mi interrompete, fate una cosa gradita, perché magari posso utilizzare dei termini del gergo, anche i filosofi hanno il loro gergo, e magari questi termini non sono sufficientemente chiari. Per cui non abbiate nessun timore ad alzare la mano e interrompermi mentre parlo. Ma magari qualche domanda la faccio a voi. Perché diciamo che il tempo fugge? Perché continuiamo a parlarne come se volasse, il tempo vola, il tempo scorre, il tempo passa, stiamo attraversando un periodo difficile, Natale si allontana sempre di più, la Pasqua si avvicina, eccetera. Vedete, parliamo del tempo, che è una cosa impalpabile, utilizzando delle metafore legate al movimento. Perché facciamo così? Poi, appunto, il tempo fugge e poi proverò a dare una risposta a questa domanda, perché è importante porre domande, a volte si fanno grandi passi in avanti nella scienza e nella filosofia quando poniamo le domande giuste, perché provare a porre le domande giuste significa in qualche senso riuscire a dare la risposta giusta alla domanda. Però non possiamo solo porre domande, dobbiamo pure provare a rispondere alle domande. E ci sfugge, come diceva prima Letizia, leggendo Agostino, e perché noi riusciamo a definirlo, no? Se qualcuno mi chiede cos'è il tempo, non lo so. E il tempo è come uno straniero che c'è familiare. Sappiamo cos'è soltanto quando nessuno ce lo chiede, quindi riusciamo a definirlo. Non è una cosa tra le cose, non è un oggetto. Lo spazio lo visualizziamo di più. Pensate a destra, a sinistra, avanti, indietro, alto, basso, le tre direzioni dello spazio. Ma il tempo pure ha un ordine, ma in qualche modo è meno percepibile, e forse è per questo che proviamo, spazializzandolo, a descrivere, diciamo, alcune delle sue caratteristiche. Come prima risposta alla domanda che cos'è il tempo, vorrei utilizzare la metafora dell'albero genealogico. Sapete che alcuni di noi si pregiano di avere degli antenati nobili. È abbastanza banale, se ci pensate, perché la nobiltà si conquista nella propria vita e non si eredita. Ma avete sicuramente visto gli alberi genealogici, nonno, nonna, nipote, zio, padre, madre, cugina. E lì ci sono dei nodi, che sono le persone proprio in carne e ossa, e ci sono dei legami tra le persone, i grandi di parentela o i legami di parentela. Ebbene, il tempo lo possiamo visualizzare così, è un'immagine che è dovuta a Leibniz, è un rapporto tra le cose, non è una cosa. Così come l'essere nipote è un rapporto tra zio e nipote, e non è una cosa tra i due. Il rapporto tra le cose è un rapporto di successione, prima di e dopo di, quindi il tempo è essenzialmente una relazione. È l'ordine di successione, così come lo spazio è l'ordine di ciò che coesiste. Quindi il tempo ha una struttura relazionale, un po' come i rapporti nello spazio che stavamo descrivendo prima. E qui le cose si complicano, ma solo un po', perché se riflettiamo al modo con cui parliamo del tempo, ci rendiamo conto, e questo lo hanno fatto i filosofi nel secolo scorso, che ci sono due modalità con le quali cerchiamo di descrivere gli eventi del tempo. Una più statica e una più dinamica. Quella statica utilizzata dalla fisica, quella più dinamica, è quella che presupponiamo quando parliamo del tempo. Allora, se io vi chiedo, martedì è prima di mercoledì? Rispondete tutti sì. Ma la verità di questa asserzione non dipende dal giorno in cui io la enuncio. Supponete che sia domenica e dico il Natale del 2015 viene prima del Natale del 2016 e non ci piove. Ma non dobbiamo essere né nel 2015 né nel 2016 per enunciare questa verità. Se invece dico sono le 4:10
tra un minuto l'asserzione diventerà falsa e un minuto prima era falsa. Quindi in questo caso, invece di riferirmi all'ordine del prima di, che appunto è oggettivo ma anche stato, nel senso che l'abilità di un'asserzione temporale che includa prima di e dopo di non dipende dal momento in cui noi consideriamo l'asserzione. Per esempio, avete mai visto sulla serranda di Precozio, torno subito? E torno subito invece è un'asserzione di tipo dinamica, che è basata sul presente, cioè sul momento in cui quel cartellino viene attaccato. Ma sapete che a volte ci ripetiamo, è perché non sappiamo dopo quanto torni il proprietario del negozio. Cioè, se sapessimo, diciamo che subito è un termine abbastanza chiaro, ma se avesse scritto torno tra mezz'ora, voi non sapreste effettivamente quando la persona in questione torna. Perché? Perché non sapete il momento, non conoscete il momento preciso in cui la persona ha attaccato il cartello. Quindi quando parliamo di un tempo più dinamico, effettivamente presupponiamo il punto di vista del parlante. Siamo nel 2014, questo si riferisce al momento presente, un anno fa l'asserzione era falsa e tra un anno sarà falsa. Se dico il 2015 viene più prima del 2016, notate, la verità di questa asserzione non dipende dall'anno in cui la pronuncio. Quindi in un caso c'è un'indipendenza dal momento in cui parliamo, e questo già suggerisce questo aspetto più oggettivo che ha a che fare con il tempo fisico, e dall'altra invece c'è una modalità di esprimere i rapporti del tempo che fa riferimento al momento in cui parliamo. E questa è la modalità che corre, che fugge. Appunto, tra un anno non possiamo dire siamo nel 2014, l'asserzione diventa falsa. Quindi un modo per rileggere quelle metafore di cui prima vi parlavo è pensare alla nozione di verità. La nozione di verità è statica in un senso, questo, è più dinamica in questo senso perché esprime il punto di vista della parlante o del parlante su ciò che sta accadendo intorno a noi. E questa è la dimensione del tempo che solo nella nostra mente non esiste nel mondo. Quindi quello che vorrei cercare di fare, quindi ciò di cui vorrei convincere, è che l'uso delle dimensioni dinamiche del tempo, delle caratteristiche dinamiche del tempo, ha più a che fare con il nostro modo di vedere il mondo che con la natura della realtà. E siamo al secondo capitolo, il tempo mentale. E quindi vi faccio alcune citazioni molto note, l'ultima delle quali coinvolge una specie di regola di vita che ci dovrebbe condurre alla saggezza. E quindi vi faccio Buddha e quella grande tradizione del pensiero ellenistico che chiamiamo stoicismo. Intanto cominciamo a provare a definire quali sono le caratteristiche del tempo vissuto. Solo il presente esiste. Se ti chiedessi, vi ricordate il giorno in cui siete entrati in questa scuola per la prima volta? Ve lo ricordate? Magari un po' di ansia, un po' di preoccupazione, a seconda del numero di persone che già conoscevate. Esiste questo momento? No, perché tutto ciò che è passato non è più reale. Il giorno in cui, con grande successo, ne sono certo, prenderete maturità, non esiste ancora, esiste solo il presente. E questo presente non è mai fisso, come abbiamo detto prima, questa dimensione dinamica del tempo, suppone il flusso, lo scorrere. Ebbene, queste sono le due tesi false che attaccheremo. Ma per convincervi che queste tesi non sono, diciamo, non sono solo difese dal senso comune, abbiamo fatto una specie di prova adesso con voi, vi ho chiesto esiste il giorno del primo giorno. Giorno in cui siete entrati a scuola per la prima volta, no. E beh, vedete, Agostino in qualche modo conferma questo punto di vista del senso comune con le frasi che vedete qua, con la frase che è stata già detta. Passato, presente e futuro non esistono, esiste solo l'ora. Perché? Perché provate a ricordare il giorno di scuola, il primo. In questo momento lo state ricordando.
Quindi quello che chiamiamo passato in realtà è una presentificazione di qualcosa che è già avvenuto. Ecco perché lui dice che il futuro e il passato esistono, e solo impropriamente si dice che i tempi sono tre, passato, presente e futuro, ma più corretto sarebbe dire che i tempi sono tre in questo senso, cioè c'è un modo di interpretare questa asserzione che solo apparentemente è vero, ma in realtà è falso. E cioè il presente di ciò che è passato, in questo momento ricordiamo qualcosa che non è più, e questo qualcosa che non è più rivive solo grazie al fatto che lo ricordiamo. Cioè è presente, ma non perché, diciamo così, si riesca a dire è simultaneo con quello che ricordiamo, non l'evento è simultaneo del nostro ricordo, ma il ricordo che è simultaneo al nostro momento presente. Poi c'è quello che stiamo vivendo adesso, lui lo chiama contuitus, cioè la percezione, e poi c'è l'expectatio, cioè l'anticipazione di quello che verrà. Beh, pensate ad un portiere, se non anticipasse l'angolo verso il quale il calciatore prova a tirare la palla, molto spesso non riuscirebbe a prenderla. Possiamo fare tutta una serie di osservazioni su questo aspetto anticipatorio delle esperienze. Questa è una citazione di un grande filosofo moderno che sembra essere tratta da quello che abbiamo appena letto. Vedete, di nuovo anche i filosofi hanno sostenuto che il presente esiste, gli eventi passati esistono solo nella memoria, ma non esistono più gli eventi futuri, proprio non esistono nemmeno nella memoria. E come in qualche modo si può dire che il futuro esiste? Esiste perché noi anticipiamo quello che accadrà. Il ruolo fondamentale della previsione: se non prevedessimo non sopravviveremmo. Anche gli animali prevedono, in misura ovviamente minore rispetto agli esseri umani. Come facciamo a prevedere? Grazie all'induzione, cioè ci aspettiamo che il futuro sia uguale al passato. Se una persona è stata molto arrogante con noi, ci aspettiamo che continuerà a essere un futuro. Quindi vedete, applicano gli esseri umani la successione delle azioni passate a quelle che saranno. E quindi ci aspettiamo qualcosa in funzione di ciò che è già accaduto. L'anticipazione di Agostino, la expectatio, l'aspettativa. Bene, e questo è il lato pratico del presente. Questo è molto importante perché c'è una tradizione religiosa, spirituale, che, ripeto, percorre la storia dell'Occidente e si realizza soprattutto con Marco Aurelio e con Seneca. I vari saggi di Seneca, dal De Brevitate Vitae a Le Lettere a Lucilio, vi raccomando di leggere Le Lettere a Lucilio, se volete, una versione italiana, insomma, un documento straordinario. E qui però c'è una specie di ripresa di questo concetto del vivere nel presente. Questo signore, John Kabat-Zinn, è una specie di guru di un movimento che si chiama mindfulness, e la mindfulness è una tecnica per ridurre lo stress. Lui ha fondato una clinica nel Massachusetts che si chiama Mindfulness Based Stress Reduction, cioè la riduzione dello stress basata su questa tecnica dell'attenzione. Che vuol dire attenzione? Attenzione a cosa? Al presente. Ci sono varie modalità con le quali possiamo concentrarci sul presente, ma perché è così importante vivere nel presente? Qualcuno di voi ragazzi o ragazze sa rispondere. Perché vivere nel presente ci darebbe saggezza, felicità o calma o tranquillità? Perché? Nel presente si può agire e poi? Ottima risposta. Solo nel presente possiamo agire. Non possiamo modificare il passato. Poi? Benissimo. Non possiamo, non dobbiamo preoccuparci di quello che sarà, perché quello che sarà dipende solo in parte da noi, e spesso la preoccupazione dà ansia, e l'ansia è una terribile compagna della nostra vita. E perché il passato pure non dovrebbe essere oggetto della nostra riflessione? Beh, qui avete la risposta, poi lo tradurremo, ma tanto ci arrivate da soli. Per esempio la nostalgia è una sensazione dolorosa, sapete che in greco
è una parola straordinaria, nostos algos. Io non ho studiato il greco perché ho fatto lo scientifico, ma ogni tanto ho provato ad imparare la storia delle parole. Dalla storia delle parole si comprende la storia di una cultura. È il dolore per il ritorno, noi vogliamo tornare indietro nel tempo, ecco la nostalgia, che è uno strano stato d'animo che mischia il piacere dello stato nostalgico al dolore per la mancanza, appunto. E poi c'è non solo la nostalgia, ma peggio ancora, come? Pianto, che è la stessa cosa, o il ricordo traumatico di un evento che appunto ha lasciato tracce nel presente. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo circoscrivere la nostra attenzione nel presente, questo per farvi capire quanto è importante il presente nella nostra vita. E questo guru, che ha fatto anche delle cassette che se volete potete ascoltare, sono tutte in inglese, immagino che il vostro inglese sia abbastanza buono, o direi anche buono, perché no, o magari ottimo. Abbiamo solo dei momenti nei quali viviamo, il futuro è solo un concetto, il passato è solo un concetto, scusate se traduco, l'unico tempo nel quale le nostre vite si sviluppano è l'ora. E poi continua, vedete, un po' quello che avete detto voi, il momento presente è l'unico tempo nel quale possiamo vivere o agire. Ma come facciamo a dimenticare il passato e a non preoccuparci del futuro? Attraverso, per esempio, la respirazione. La respirazione è un modo per controllare la nostra mente. E poi ci sono varie altre tecniche, delle quali non voglio parlare perché non voglio uscire dal tema. Perché parliamo di parola del tempo come qualcosa che scorre, come qualcosa che vola, eccetera, eccetera? Perché la struttura della nostra esperienza è fatta come diceva Agostino. Pensate al giorno di Pasqua che sta arrivando. Lo anticipate in questo momento, poi lo vivete quando sarà Pasqua e poi lo ricorderete. Quindi nella nostra esperienza, guardiamo lo stesso evento da tre punti di vista temporali diversi. Anticipiamo, percepiamo, viviamo. Pensate alla musica, molti di voi amano la musica. Che cosa succede quando ascoltate un brano? Che se non ricordaste quello che avete appena ascoltato e non anticipaste quello che state per ascoltare, non comprendereste la melodia. La melodia non è un insieme di note staccate, ma è qualcosa, e qui mi aiuta Bruno, che è formato da una specie di tutto, cioè integrazione. Se io vi canto Hey, sicuramente conoscete Hey Jude, se avete sentito questa canzone vi aspettate Jude, lo anticipate voi nella nostra mente. Provate a fare una scala Do, Re, Mi, Fa, qualcuno stona e voi rimanete male. Perché rimanete male? Perché anticipate che dopo il Fa, dopo il Sol c'è il La. Quindi l'ascolto musicale presuppone questo passaggio, ma è un passaggio che è fatto da queste tre fasi. Ricordiamo, sentiamo e anticipiamo. Pensate a una frase, come fate a capire una frase? Soggetto, verbo, predicato. Vabbè, se quando ascoltate il verbo vi dimenticaste del soggetto e quando ascoltate il predicato vi dimenticaste di soggetto e verbo, non capireste. Questo ci dice una cosa, che la coscienza del tempo non è puntiforme, non è una lama di coltello, ma è stesa nel tempo. E in effetti i neurofisiologi e i psicologi del tempo hanno scoperto che circa 3 secondi è la durata del nostro presente. Quindi è un presente che è come una finestra dentro la quale c'è un po' di passato e un po' di futuro. Grazie a questa capacità noi riusciamo a percepire, diciamo così, e ad apprezzare un brano musicale e anche a comprendere il discorso. Bene, adesso vedremo se questa tesi del presentismo, che sostiene che esiste solo quello che esiste nel presente, difesa da molti filosofi, potrei farvi altre citazioni oltre quelle di Agostino, persino Parmenide, la difesa. Vediamo se regge la prova dei fatti. Che vuol dire? Vediamo su una teoria metafisica che in qualche modo è una teoria che si basa e poggia sulle spalle del senso comune, regge la prova dei fatti. Che sto dicendo fondamentalmente qui?
è che la metafisica è come una teoria sul mondo che si appoggia al senso comune, al linguaggio, al modo in cui parliamo della realtà. Poi ci sono altre teorie che vengono dalla scienza. E quando c'è un conflitto tra queste due teorie dobbiamo scegliere. E la fisica è come un test sperimentale di una teoria filosofica. Così come un esperimento è un test di una teoria fisica. Quindi è come se una teoria fisica sta alle sue prove sperimentali con una teoria filosofica, sta alla fisica. Utilizziamo la fisica, la psicologia, la biologia, le scienze sociali per mettere alla prova delle teorie più astratte e più filosofiche. E siamo al terzo punto. Non mi vorrei tenere molto su questo terzo punto, ma ci sono delle cose importanti per comprendere le conseguenze filosofiche di una teoria che, pur essendo stata, io non direi tanto scoperta, ma postulata in un certo senso, costruita da Einstein, non ha, diciamo, delle conseguenze ancora ben comprese e ben diffuse nel largo pubblico. Qui c'è una frase nella quale Einstein fa capire come la vedeva sul tempo. Questo Besso, cui lui qui parla, è un suo caro amico del Politecnico di Zurigo, che morì poco prima di lui. Per consolare il figlio, non era vedova, mi sono sbagliato, scrisse queste parole: Michele mi ha battuto anche questa volta, ma per noi che crediamo nella fisica, a differenza del passato, presente e futuro, è solo un'illusione. Per quanto testarda, l'illusione è testarda quando, pur sapendo che è un'illusione, continuiamo a crederci, cioè continuiamo. Avete mai visto quelle frecce, una sotto l'altra, la prima delle quali ha delle diciamo, non sono frecce, sono segmenti. Il primo sembra più lungo del secondo, ma in realtà hanno la stessa lunghezza, e benché noi sappiamo la nostra stessa lunghezza, continuiamo a vedere in modo diverso. Vi leggo quest'altro brano, avvisando il terzo. Il problema del presente lo preoccupava seriamente. Qui si sta riferendo a Karl, ad Einstein, questo filosofo. E una volta Einstein disse che l'esperienza del presente significa qualcosa di speciale per l'uomo, di essenzialmente diversa dal passato e dal futuro, ma questa è importante differenza. Non ha luogo. E non può avere nella fisica, vedete, è quello che dicevo prima, è fondamentale nella nostra esperienza, persino nel nostro tentativo di avere un atteggiamento più equilibrato nei confronti della realtà. Ma oggettivamente non esiste. Se noi prendiamo la fisica come una modalità per descrivere quello che esiste indipendentemente da noi, quindi come un tipo di metafisica, e dobbiamo concludere che nel mondo fisico questa distinzione tra passato e presente e futuro che dipende dal presente non ha luogo, e lui dice non può averne. Cioè, nemmeno in una teoria fisica più sofisticata della nostra, sapete che la fisica è una storia, nemmeno in linea di principio possiamo avere questa differenza. E qui torna ancora indietro, e questo è il filosofo che pone la distinzione tra ciò che è reale e ciò che appare. E il tempo per lui è un'apparenza, non è un inganno, ma ci siamo vicini, perché è un'apparenza. Una cosa che riprese anche Aristotele nella sua fisica. Beh, perché se il tempo esistesse, sarebbe fatto di parti che non esistono. Per esempio, il tempo implicherebbe il venire in essere degli eventi, quali quei futuri. I futuri eventi non esistono, ma vengono in essere quando sono presenti. Questo è assurdo, perché dal non essere nulla può accadere. Ex nihilo, nihil fit. Questi non credevano alla creazione. La creazione è un evento che è preceduto da nulla, dal punto di vista, diciamo, materialistico. E poi è assurdo anche il passaggio a non essere, cioè un evento presente, esistente, non può diventare non esistente. E qui vi salto anche questa citazione: alcuni hanno sostenuto che Einstein è il Parmenide del XX secolo, cioè ripreso alcune teorie di Parmenide. Vedremo che questo è vero solo in parte. Chi è che riconosce la foto di questo bambino? È lui, solo che noi, questo è Einstein a 24-25 anni, e questa è la foto di Einstein alla quale siamo più abituati. Non so perché
non venga più spesso rappresentato così, ma così. Probabilmente perché nella sua età, diciamo, più avanzata divenne il rappresentante, insomma, della scienza, del problema, della pace, così via. Ma come si fa a negare la realtà del tempo? Beh, allora, direi ancora 10 minuti e poi chiudo. Vi voglio far capire perché c'è filosofia nella fisica. Qui c'è il problema di Agostino, che troviamo nel saggio di Einstein del 1905, quello nel quale lui postulò la relatività speciale. Non possiamo fare fisica se non abbiamo ben chiaro cosa si deve intendere per tempo. È la domanda di Agostino, qui però lui prova a rispondere dal punto di vista del fisico. E dice che il tempo ha a che fare con la simultaneità. Perché? Perché se dico che il treno arriva alle 7, cosa sto di fatto dicendo attraverso un'analisi filosofica? Sto dicendo che ci sono due eventi simultanei, quali l'arrivo del treno e la lettura dell'orologio. Vedete cosa scrive? Se dico che il treno arriva alle 7, in realtà sto dicendo qualcosa come l'evento dato dalla lancetta piccola del mio orologio che punta sul 7, l'arrivo del treno sono simultanei. Allora, mi sta dicendo questo, in breve. Come faccio a dire che i due eventi sono simultanei? Devo osservarli insieme, immaginate che in questo momento faccio incontrare o collidere oggetto con il microfono. Tutti voi, e sono sicuro senza eccezioni, considerate la collisione come, diciamo, qualcosa che produce due suoni, ma la collisione e il suono sono simultanei. Ma perché possiamo dire che sono simultanei? Perché gli eventi sono molto molto vicini l'uno all'altro. Quindi soltanto ciò che è locale, cioè che cade in un'unica percezione, è osservabile e la fisica si occupa di osservarlo. Adesso la domanda che vi faccio è: sapete qual è la galassia più vicina alla nostra? Ce ne sono 100 miliardi di galassie nell'universo, per darvi una stima. Ci sono 100 miliardi di stelle nella nostra galassia e ci sono 100 miliardi di neutroni nella nostra testa. Comunque, la galassia più vicina si chiama Andromeda, 2.400.000 km da noi. Immaginate che ora vi chieda: cosa accade ora su Andromeda? Risposta, come faccio a sapere? Come? Appunto, ma quello che è accaduto, noi quando guardiamo Andromeda, non vediamo Andromeda come adesso, ma vediamo Andromeda come era 2.400.000. Il punto quindi è che quando proviamo a dire che è un evento molto lontano da noi, simultaneo con un evento qui, dobbiamo fare un'assunzione teorica, perché non possiamo osservare due eventi che non cadono nella stessa percezione. E allora facciamo questo viaggio sul treno di Einstein e siamo arrivati. E adesso vorrei che mi aiutaste a trovare, diciamo, la soluzione di questa specie di puzzle. Questi sono due osservatori, uno in moto rispetto all'altro. Questo è fermo sulla macchina ferroviaria, ci sono due eventi luminosi. Per convenzione, dice Einstein, metto uno specchio a metà strada tra A e B. Allora la luce emessa da A si propaga in questa direzione, oltre che in altre direzioni. La luce emessa da B si propaga in questa direzione. E allora, punto, stipuliamo, dice Einstein, che per l'osservatore O l'evento A e l'evento B, per non postare per ubiquità in due luoghi diversi, sono simultanei quando il raggio emesso da A e il raggio emesso da B colpiscono simultaneamente gli specchi davanti a lui. Questa è una cosa che può verificare. Non esattamente lo scoppio di un fulmine qua e lo scoppio di un fulmine qua, quello che può verificare è l'incrocio dei due raggi emessi da quei fulmini localmente di fronte a lui. Adesso, se l'osservatore O' va verso quella direzione,
Supponete una velocità considerevole, cosa succede? Ad un primo, vede gli eventi simultanei? No, perché è ovviamente qui l'ho scritto, ma lo capite, indipendentemente da quello che dico, un primo corre verso il raggio B, si allontana dal raggio A, quindi per lui, nell'ipotesi che la velocità della luce non dipenda dal sistema di riferimento, B è prima o dopo A? È prima, perché la luce per arrivare qui, immaginate che gli specchi siano allineati in questo istante, la luce A che arriva da A per arrivare, diciamo, agli specchi che sono spostati deve percorrere una quantità di spazio superiore rispetto a quella che deve percorrere la persona B. E questo è alla base della sconvolgente conseguenza relatività. Cioè, quello che è simultaneo dipende dal sistema di riferimento. Ovvero ciò che è simultaneo però non è simultaneo per primo. Beh, e allora che ci facciamo con questo? E beh, qui non fate tanto caso al... Vabbè, forse questo è bene che ve lo dica. Rappresentiamo il Sole, diciamo così, come un sistema fermo a distanti diversi e rappresentiamo il moto della Terra attorno al Sole con questa linea blu. Se proiettate le palline nere su un piano otterrete l'UX. E se noi rappresentiamo il moto dei corpi in questo modo, immaginate questo evento qua, il Capodanno del 2025. Per il presentista questo evento non è reale. Ma siccome la simultaneità è relativa ai sistemi di riferimento, supponete che O' sia in moto rispetto ad O. Allora però l'evento B dove si trova O' è simultaneo. Immaginate questo piano che entri perpendicolarmente al telo dove proiettiamo le slide e, diciamo così, passi per O'O. Quindi, insomma, però l'insieme di eventi istantanei che lui può fotografare include B. Ma per O', grazie al fatto che la simultaneità è relativa, l'evento per lui futuro è, diciamo così, presente. Quindi, se fosse vero il presentismo, avrebbe una conseguenza contraddittoria. Per il presentista l'evento futuro non esiste, ma per O', benché non abbia accesso ad E, l'evento esiste nella misura in cui E e B sono nel suo piano di simultaneità. E qui si possono fare calcoli abbastanza, diciamo, sorprendenti. Se un individuo molto lontano da noi si allontana a 16 km all'ora, a una velocità che raggiungiamo tranquillamente anche noi quando facciamo jogging, il suo ora istantanea, cioè l'insieme di eventi per lui presenti, include fatti per noi accaduti 150 anni fa. Quindi passato, presente e futuro dipendono dallo stato di moto. Se si avvicinasse a noi a una velocità ancora inferiore, il suo presente, cioè l'insieme di eventi per lui simultanei, includerebbe i primi anni del XXI secolo. E queste sono conseguenze che dipendono dalla relatività della simultaneità. Vorrei farvi vedere, non so se c'è, non l'ho messo, peccato. Ma immaginate quindi tutto quello che esiste come un enorme filone di pane. E voi potete affettare il filone di pane in vari modi. Ogni fetta è un insieme di eventi presenti. Ma mentre per Newton esisteva un tempo assoluto, quindi l'unico modo di affettare il pane, dopo Einstein sappiamo che questo filone lo possiamo affettare in tanti modi diversi e ogni fetta corrisponde alla differenza tra passato e futuro. Quindi se noi tendiamo a pensare che solo il futuro esiste, dobbiamo ammettere che per osservatori diversi da noi, a causa dell'attività della simultaneità, quell'evento per noi futuro può essere per loro presente o addirittura passato. Ecco perché Einstein dice che la differenza tra passato, presente e futuro è un'illusione. È stata, perché se io in questo momento vi domandassi, vi ho convinto, probabilmente mi rispondereste no, non ci hai convinto. Ma io penso di dovermi arrestare, perché da quanto parlo? Circa 45-50 minuti, forse di più, ho perso traccia. Vabbè, allora vi prendo ancora 5 minuti e poi facciamo un po' di domande. Allora, le ragioni del conflitto sono abbastanza ovvie. Questo Green è uno che si occupa di teoria delle stringhe. È un tentativo di mettere insieme due teorie altamente confermate della fisica del XX secolo
ma che non riescono a essere conciliate l'una con l'altra. Una si chiama relatività generale, l'altra si chiama teoria quantistica dei campi. E Green è un grande divulgatore, e per convincerci del fatto che non esiste una nozione dell'universo che divenga nel tempo, perché ci sono tanti tempi, quanti sono gli osservatori possibili. Insomma, pensate a un unico orologio, per Newton esiste un unico orologio che scandisce il divenire del mondo. Dopo Einstein gli orologi sono tantissimi, è come se si frammentassero i tempi. Pensate che se questi sono gli orologi, questo si allontana e poi si avvicina, questo orologio non segna più il tempo di questo. Tutto questo è stato confermato sperimentalmente. Quindi non vi sto dicendo cose, come dire, frutto delle menti bizzarre di un filosofo. La relatività si può spiegare tranquillamente così: se c'è un orologio, il gemello che sta a terra, no? Questo è il gemello che viaggia verso una direzione, diciamo, esterna alla Terra, poi si ricongiunge al gemello rimasto a terra ed è più giovane di quello rimasto a terra. E questo si può vedere se fate esperimenti con aerei supersonici e orologi atomici molto precisi. Secondo Green, quello che succede è questo: gli eventi esistono tutti e occupano le terre in un punto specifico dello spazio-tempo, non c'è flusso. Se alla festa di Capodanno del 99 vi siete molto divertiti, dice lui, significa che vi state ancora divertendo. Non è facile accettare una visione simile, dato che la nostra concezione del mondo distingue rigorosamente tra passato, presente e futuro. Ma se valutiamo con attenzione questo schema temporale e lo confrontiamo con i dati oggettivi della fisica, scopriamo che può esistere solo nella nostra mente. Questo è falso, ma c'è un senso in cui è vero. Quello che lui non può dire è che noi che siamo in un sistema di riferimento continuiamo a divertirci. Non siamo noi che continuiamo a divertirci. Quello che possiamo dire è che c'è un altro osservatore che si muove rispetto a noi e rispetto al quale l'evento per noi passato è presente oppure addirittura futuro. Ecco, chiudo con questa immagine. Pensate ai due osservatori con un tempo, diciamo, mentale abbastanza esteso. Non un punto, ma come vi dicevo prima, mettiamo 3 secondi. E questi sono due eventi luminosi. Immaginate che noi siamo qui, al centro della sfera. Ebbene, esperimenti di neurofisiologia abbastanza precisi, ormai standard, ci dicono che se voi state davanti al televisore e vi fanno vedere due lampi di luce, separati da un secondo, vedete ancora due lampi di luce. Se però l'intervallo temporale tra i segnali scende a mezzo secondo, avete più difficoltà a dire che l'uno è prima dell'altro. Sotto i 30 millisecondi, e circa 30 millisecondi, ne vedete uno solo di segnale, cioè le capacità di processamento delle informazioni del cervello hanno un limite. Non riusciamo a discriminare due segnali sotto 30 millisecondi, d'altra parte non ci serve per ragioni utili. Che succede? Che se moltiplicate la velocità della luce per 30 millisecondi ottenete questa distanza, 9.000 km. Questo è 300.000 km al secondo, per 30 millisecondi, 3 per 3 è 9. Togliete, aggiustate gli zeri, divengono 1.000 km. Quindi un evento A è 30 millisecondi prima di B, ma chi ha in B lo percepisce simultaneamente a B. Cioè, questo spiega perché noi tendiamo a pensare che esista un presente cosmico che si estende, diciamo, ai confini dell'universo, ma così non è. Il presente è una bolla che vive e che si sviluppa intorno a noi. Quindi noi possiamo chiederci perché condividiamo lo stesso ora in questo momento, ma non condividiamo lo stesso qui. Ognuno di voi è un punto diverso nello spazio, però condividiamo il presente. Risposta: la velocità della luce è molto, molto, molto grande. Dal punto di vista pratico possiamo assimilarla quasi a un segnale che viaggia a velocità infinita. Ma i tempi necessari al cervello per analizzare l'informazione non sono iperrapidi, comunque hanno bisogno di un tempo pur molto basso di discriminazione. O pensate che per i segnali acustici è ancora più basso. Per quelli luminosi arriviamo a 30 millisecondi,
E vedete, dentro questa sfera noi non percepiamo la successione. Dentro questa sfera è tutto presente per noi. E questa è un'illusione, però, nel senso che va benissimo se confrontiamo, diciamo, quello che noi pensiamo con quello che effettivamente il nostro cervello costruisce, ma ai fini della fisica il presente è un punto. Quindi noi tendiamo a pensare che esiste il presentismo, che il mondo sia, diciamo, soltanto esistente nell'istante presente, perché pensiamo di poter fare una fetta di tutto quello che esiste e dire esiste soltanto quello che esiste ora, e quello che esiste ora si estende ai confini dell'universo. Einstein invece ci ha fatto capire che l'ora è locale, è un concetto che vale nel nostro giardino e non, diciamo, ai confini dell'universo. E questo è lo smascheramento di un'illusione. Come qualcuno diceva prima, noi confondiamo ciò che vediamo simultaneamente con ciò che accade simultaneamente. Se guardiamo il sole, lo vediamo ora, ma il sole mostra, diciamo così, le sue, scusate, il sole origina le informazioni, le origine delle informazioni che percepiamo 8 minuti prima del nostro percepire. Se guardiamo la supernova, quello che osserviamo è qualcosa che è accaduto molto tempo fa, se osserviamo Andromeda, la luce, appunto. Quindi il presente in questo senso è una costruzione del cervello. E a questo punto conciliamo l'immagine del mondo, della nostra esperienza, col mondo della fisica, perché riusciamo a spiegare perché crediamo al presente di estensione infinita. In realtà il presente è un'estensione locale, ma non è un'estensione trascurabile. 9.000 chilometri sono un bel intervallo spaziale, no? Quindi ai fini pratici possiamo tranquillamente dire che qua dentro tutto quello che accade per noi è presente. Adesso vi lascio a domande, se ne avete, e non vi torturo più con il tempo. Grazie. No, ma mi sentite anche con questo, così questo può andare in giro tra... No, quello che dipende da noi è la capacità di discriminare due segnali di due. Perché è importante percepire la successione? Se noi non percepissimo la successione, non sopravviveremo. Se sappiamo e ci insegue qualcuno, dobbiamo magari contattarci, capire dove sta andando il nostro insegnamento. E quindi, diciamo così, anticipare le sue mosse andando dall'altra parte. Quindi noi percepiamo il movimento, percepiamo, cioè, una successione di stati di moto, però la capacità di discriminare questa successione non sono infinite, perché i segnali nervosi viaggiano rapidamente ma non a velocità. Quindi non è che la successione dipenda da noi. Quello che dipende dal cervello è la capacità di discriminare a grana fine la successione. Oltre una certa soglia non riusciamo a dire questo è prima di quello. Ma non è che il tempo dipende. Quello che dipende da noi è la distinzione tra passato, presente e futuro. Quella sì. Perché a livello globale la successione non c'è. C'è solo una successione locale. Insomma, è come se si localizzasse il tempo. Non c'è più un tempo cosmico, ma c'è un tempo locale. Vorrei sentire qualcosa.
qualche domanda però da ragazzi e ragazze. Non è che voglia inibire gli altri. Coraggio. Potete anche dire che non avete capito nulla. Però non è una domanda, è un commento. Tempo e coraggio qua. Si acquista coraggio con il tempo. Almeno questa è la speranza. A volte si acquista paura con il tempo, dipende dall'esperienza. Senta, volevo dire, lei ha fatto l'esempio dei due osservatori rispetto allo specchio, e se uno si muove rispetto all'altro, se la velocità è bassa non percepisce differenza, se invece la velocità si avvicina a quella della luce, lui la percepisce. La velocità del treno. Prego. La velocità del treno, sta dicendo. Sì. Sì. Questo implica che quello che cambia in effetti è il tempo che trascorre chi viaggia a una certa velocità rispetto a chi sta fermo. Quindi il suo tempo cambia, perché la velocità della luce è una costante. Allora mi chiedo, il fatto che sia una costante può determinare, diciamo, la non simultaneità degli eventi nello spazio? Sì, ci vuole un altro ingrediente, della costanza della velocità della luce e il principio di relatività di Galilei. Sì. Quindi dice una cosa molto semplice, le leggi fisiche non possono dipendere dallo stato di moto. Perché lo stato di moto, se è il moto che Dio mi fonde, non è, diciamo, sufficientemente robusto da costringerci a dare una descrizione diversa del mondo. Insomma, la scienza vuole una descrizione del mondo indipendente quanto più è possibile da noi. Quindi non può essere che se io mi muovo verso questa direzione, non verso quella perché ho dimenticato, non può essere che le leggi fisiche dipendano dal fatto che mi allontano o mi avvicino. Però mentre la meccanica da Galilei, già da Galilei, era stata, come dire, formulata in modo tale che le leggi non dipendessero dallo stato di moto. Pensate alla nave, è un osservatore fermo, le leggi della meccanica sono identiche. Non è che se lancio un oggetto verso quella direzione, sto nella nave, l'oggetto percorre più strada rispetto a quella che percorrerebbe se fosse fermo. E se andate a rivedere quel passo di Galilei, trovate tanti esempi. E lo stesso elettromagnetismo, che invece conteneva questa quantità C, non dipende dallo stato di moto. Quindi quello che fa Einstein è prendere questa costante velocità della luce, farne un assioma, mettere dentro un altro postulato, quello che le leggi fisiche, anche per l'elettromagnetismo, non possono dipendere, e da questo punto di vista, si ricava che non può essere che relativa alla singolarità. Perché la luce percorre due spazi diversi, due quantità di spazi diversi, due sistemi di riferimento diversi, ma siccome lo spazio diviso il tempo deve dare per forza C, deve essere diverso il tempo. E questo Einstein lo capisce grazie a Michelangelo Besso, che era il suo amico italiano al Politecnico di Zurigo, l'unico che ringrazia il passaggio del 5 che vi ho appena citato. Quindi, in altri termini, la velocità costante della luce ci aiuta a dimostrare che la simultaneità nello spazio non esiste. Non è che non esista, in relativo allo stato del tempo. In un certo senso non esiste. Perché non esiste? Detto bene lui. Perché quello che è relativo a noi non può essere vero per tutti. Pensate ad un semplice esempio. Se dico, per me le cose stanno così, ma per voi non stanno così. Lei dice, io non sono d'accordo con lei. Uno di noi due però ha ragione. Qui abbiamo due opinioni diverse, ma se c'è la verità, o si sbaglia lei o mi sbaglio io. Se invece la verità non c'è, possiamo avere ragione pure. Ma noi siamo convinti che se c'è la verità, deve valere per tutti. E lo stesso vale per la realtà. La verità e la realtà sono nozioni per soggettive. Altrimenti non parliamo di verità, non parliamo di opinioni. Se qualcosa è vero, se qualcosa è vero, deve essere valido per tutti. Mentre se c'è solo opinione, possiamo avere ragione di serio per lei. Però adesso
un ragazzo o una ragazza, non prendo più domande da tutti. Prego, non la vedo, eccola, anzi non ti vedo, a voi si può dare del tuo, per l'università viene fuori lei. Chi è? Lui. Sì. È un lui. Poi voglio sentire una lei. Però. Prima contemplavamo l'idea del tempo visibile a fede, che in un certo senso acutizza la distanza tra quel che era e quel che sarà. Poiché abbiamo anche supposto appunto questa divisione ultima del tempo, è possibile ipotizzare altri universi, in un certo senso anche altri spazi e altri tempi? Dunque, è una domanda complicata perché coinvolge la meccanica quantistica, parte la cosmologia, la meccanica quantistica, diceva un grande scienziato del Novecento, non la capisce nessuno. E una delle teorie che cerca di spiegare, una delle teorie che cerca di dar senso a questa straordinaria impostazione teorica del Novecento, è quella di sostenere che se un esperimento ha due possibili risultati, bianco e nero, non è che si verifica o il bianco o il nero, ma si verificano tutte e due. Quindi c'è un universo in cui percepiamo bianco e c'è un universo in cui non noi, ma qualcuno di molto simile a noi percepisce nero. E quindi la realtà si moltiplica. Se è così, esiste quello che si chiama multiverso, e però in due universi diversi quello che accade è che i rapporti spazio-temporali non sono proprio confrontabili. Quindi anche i cosmologi presuppongono questa specie di proliferazione di universi. Io sono un po' scettico, ma appunto, ti assicuro che ci sono due scientifici che scommettono sull'esistenza di questa interpretazione, a che si chiama a molti mondi della meccanica quantistica, per cui ogni volta c'è una specie di scissione. Non so se conosci Borges, che scrive appunto un racconto che si intitola Il giardino dei sentieri che si biforcano. Ogni volta che scegliamo una cosa, è come se prendessimo un percorso diverso. Bene, domande questa volta da ragazze. Ragazzo, ci vuole parità però qui di genere. Non basta, questa è una battuta, non ha le sembianze di una gentile fanciulla. Purtroppo perché c'è niente di male nel senso maschile. Abbiamo concepito la simultaneità percepibile dal punto di vista spaziale, cioè discrimine di 30 secondi come limite appunto di discriminare due segnali, sì. Quindi si potrebbe concepire la simultaneità in sé come una posizione limite di questo modello, per cui i due eventi sarebbero simultanei a livello assoluto come posizione limite, per cui la differenza di tempo, di stato di tempo, tende a zero. Dunque, quando tende a zero non sono più simultanei, no? Cioè quando i due eventi, almeno al nostro punto di vista, perché ci sono degli animali che hanno capacità di discriminazione maggiore, quando più un animale è piccolo e deve reagire in modo molto rapido a quello che succede nell'ambiente, quanto tutte le sue capacità di risolvere, diciamo così, gli stimoli esterni sono migliori delle nostre. A noi basta reagire come reagiamo, animali piccoli anche da pulire più rapido, hanno capacità di discriminazione temporale superiore alle nostre. La domanda appunto presuppone però che dal punto di vista locale c'è una spontaneità assoluta, nel senso oggettiva, perché mentre io parlo e lei risponde, il lag, cioè il livello temporale è minimo, cioè è dell'ordine proprio di nanosecondi o
oddio, il suono viaggia a velocità, come ben sai, molto più, ma siamo talmente vicini che io la sento nel momento in cui le parlo, più o meno, no? Questo non avviene se invece parla molto lontano e non utilizza le onde elettromagnetiche. Però quando sente il fulmine e quando lo vede, come ben sa, c'è un divario che ha a che fare con la velocità di propagazione. Il limite, sì, c'è una specie di schiacciamento dei due eventi quando la soglia è inferiore a quella. Allora, finalmente, piano. Io però, scusate, mi siedo perché sono un po' stanco. Il presentismo esclude la teoria dell'eterno ritorno di Nietzsche? Cioè, sì. Esclude? Sì. Quindi un presente non può ripresentarsi? No, però ci sono dei modelli fisici e ne avrei parlato se ci fosse stato un tempo che permettono il viaggio nel tempo. Mentre Roberta Sparrow ha scritto un libro sulla filosofia dei viaggi nel tempo, secondo lei si possono avverarsi i viaggi all'interno dei viaggi spazio-temporali? I viaggi temporali? Vabbè, sì, ci sono, ripeto, vari modi di viaggiare nel tempo. C'è un modo meno pratico e un modo più pratico, però non sono fisicamente impossibili. E qui c'è Kurt Gödel, che è un grande logico, che è un grande logico, ma che è stato anche un fisico matematico di vaglia, che ha proposto un universo che è fatto così. Qua ci sono delle galassie che ruotano intorno a questa galassia centrale, e siccome l'inclinazione, adesso scusate, ma parlo un po' tecnico, di questi triangolini, sono i triangolini dove passano i segnali di viaggio nella velocità inferiore alla luce, si aprono e si inclinano in funzione della presenza di masse, e quindi possono, diciamo, allargarsi o curvare. Vedete, se io mi muovo in questa direzione, alla fine ottengo un cono di luce che è, diciamo, attraversato da questa linea rossa. Quindi per un osservatore che sta qua, non è passato un istante. Per l'osservatore che invecchia lungo questa linea, invece possono essere passati secoli. Ma al di là di questo, in questo universo, vedete, si hanno linee del genere un po' chiuse, quindi l'osservatore che parte qua, se questo anello fosse piccolo, riprenderebbe qua. Quello che può fare questo osservatore è uccidere il nonno, per esempio. Perché? Perché non uccide il nonno prima che generi il padre? Perché non ci sarebbe lui? Quindi negli universi con il viaggio del tempo non si può modificare il passato. Nella misura in cui la modifica del passato, diciamo, a sua volta modifica le condizioni di vivere nel presente. Quindi se presento qualcuno, o io stesso, senza sapere che questo ragazzino è mio nonno, provarsi ad ucciderlo, non posso riuscirci perché io già ci sono. Quindi molti hanno criticato la possibilità di fare viaggi nel tempo perché questi viaggi limiterebbero la nostra libertà. Di fatto così non è, perché un filosofo americano che è morto recentemente ha fatto notare come, per esempio, io che faccio viaggio nel tempo provo ad ucciderlo ma non ci riesco. Quindi ci sono dei vincoli fisici in questi universi dove è possibile il viaggio nel tempo che fanno sì che il passato non possa essere modificato. E se si dovesse fare un viaggio nel tempo, cioè nel tempo stesso, in cui tu modifichi il presente e ci ritorni però nel punto di partenza, dove sei partito? Beh, immaginate che questo sia il presente, no? E qui noi invecchiamo. Poi torniamo in un istante che può essere solo arbitrariamente vicino a un istante di partenza. Perché poi se agissimo in modo tale da modificare quello che chiamiamo presente, modificheremo il passato.
Ma tra l'altro c'è anche un teorema che viene dalla meccanica statistica che dice che se noi partiamo da un sistema come per esempio il gas, che poi è fatto di tante palline che si urtano, possiamo dimostrare che il gas ritornerà dopo un numero di anni molto molto grande, scorrerà la data dell'universo, in una posizione molto molto vicina rispetto alla quale aveva iniziato. Per molto poco tempo. E questa probabilmente è un teorema di Poincaré che forse ispirò Nietzsche, non si sa esattamente quanto Nietzsche conosce questa meccanica statistica. Cioè più sono le particelle in un sistema è più difficile tornare, diciamo, allo stato di partenza, ma attenzione che quello è un istante successivo. Qui non stiamo parlando della stessa cosa. Lì c'è un ritorno e la meccanica statistica ha una condizione molto vicina a quella di partenza. Non è un viaggio di tempo, è un istante successivo che riproduce le condizioni meccaniche dell'istante di partenza. Se voi avete un flipper insieme alle palline a destra e a sinistra, c'è un set divisorio che permette alle palline di andare di qua e di là, se le palline sono tre e stanno tutte da una parte, cominciate ad agitarle, ve le trovate dall'altra e se continuate ad agitare ve le torneranno dopo lo stato iniziale. Se ce ne avete 30 dovete aspettare di più, ma non è improbabile che torni tutti a sinistra. Se ce ne avete 3 milioni è molto improbabile che torni tutti a sinistra. Se ce ne avete 3.000 di miliardi è ovviamente ancora più improbabile, ma siccome le leggi della meccanica non distinguono tra passato e futuro, se invertite le velocità, quelle prima o poi devono tornare ad uno stato molto molto simile a quello di partenza. Però questo non è viaggio del tempo. Quindi proprio solo in l'universo in sé tra il futuro. No, ripeto, dobbiamo distinguere tra i viaggi del tempo che permettono di tornare ad un punto temporale arbitrariamente vicino a quello del quale siamo partiti. Ma non abbiamo nessuna evidenza che sia possibile il viaggio del tempo. Né, a parte che poi qua c'è una persona che la conosce probabilmente meglio di me, possiamo rispondere insieme. Nel caso della meccanica statistica abbiamo semplicemente una situazione nella quale torniamo, ma in un istante molto molto successivo a quello di partenza, ad uno stato meccanico molto 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 vicino a quello di partenza, ma non è un viaggio di valori delle variabili termodinamiche che sono quasi le stesse, ma il tempo è diverso. Cioè sono tempi successivi, anzi la ricorrenza, ripeto, avviene in numero di anni superiore alle date diverse. Quindi la probabilità. E spesso questo è accompagnato da una variazione attorno all'universo, che è la variazione di entropia appunto, che distingue appunto i due istanti temporali. Perché l'entropia cresce e tende al massimo. L'entropia, diciamo, è la misura della quantità di lavoro che possiamo sfruttare nel sistema. Non è che l'entropia tende sempre a quantità. Sì, certo. E sì, tende a un massimo. Diciamo che l'universo si accorge di questo ritorno. Sì, ma non è il caso di aspettare. Io non ci scommetterei nulla. Ripeto, se fosse fatto da un numero di particelle molto basso, la probabilità del ritorno ad un istante successivo non sarebbe così trascurabile. Pensate.